Risultati di ritorno dei sedicesimi. Orso Marzo, Peppe Zaccaro 1-0, Young Boys Cassano, Juvenilia 1-2, Luzzese Sanfili 2-1, Aprigliano Grimaldi 3-2, Mirto Crosia 3-1, Cotronei Rocca Bernarda 0-3, Sant'Anna Cropani 3-2, Petrizzi Pro Catanzaro 2-3, Fronti Real Pianipoli 6-5, Soriano Filogaso 2-1, Serrese Badolato 1-0, Caulogna Bivongi 3-0, Cittonovese Real 2-0, Benestarna di Lese Bianchese 2-2, Deliese Santa Cristina 3-0, Bagnarese Lazzaro 4-0. Però. E questa è la Coppa Calabria per quanto riguarda appunto i sedicesimi. Che cosa ci dici in merito alla gara che hai visto? Benestarna di Lese Bianchese è finita 2-2, è una piccola sagra di gol. Dei gol arrivati sul calcio di rigore, visto che l'arbitro ha dato qualche rigore che è un pochettino discutibile sia da parte della Bianchese sia da parte del Benestar Natilese. Comunque abbiamo visto due squadre, la Bianchese che è un pochettino più, diciamo, più preparata, il Benestar Natilese che ancora deve mettere un pochettino di fiato soprattutto, e Benestar Natilese che può contare sull'allenatore, nonché capitano, nonché trascinatore della squadra, Peppe Pelle, 45 anni, e gol a non finire. Lui va in attacco, va in difesa e ci ha fatto divertire. Ah, è ancora così? Bene, ci fa piacere. Allora, noi lo archiviamo questo momento di Coppa Calabria, non, naturalmente non prima di aver visto qualche battuta proprio relativa a questa gara. Ritorniamo adesso per tuffarci davvero nel campionato, vi diamo velocemente almeno il quadro di quella che è stata la situazione della terza giornata per quanto riguarda la Serie D, così da presentarvi poi la nuova giornata. Dunque, sommariamente i risultati che ci interessano di più, intanto i nostri amici li possono vedere in grafica, e la situazione attuale della classifica. Troviamo il Messina che vince ancora una volta per 2-1 contro l'Agripoli. Per quanto riguarda le calabresi abbiamo il derby calabrese Sembiase Montalto terminato per 1-0, la Vibonese ha vinto contro il Palazzolo, mentre la Nuova Cosenza Noto è terminato 3-1. Un Montalto che per quanto riguarda la situazione di questa cittadina e di questa squadra, per ora sono due punti a favore, veniva da due pareggi, ha incassato questa sconfitta, soprattutto abbiamo ascoltato anche attraverso la mia diretta post 90 minuti su Stadio Radio la delusione del presidente De Caro in questo frangente, soprattutto ci si aspetta davvero una squadra non matricola, una squadra che possa stare perlomeno al passo del centro della classifica. Intanto pensa ad un bomber la formazione, oltre che a pensare alla Provacavese che è la prossima avversaria, e ne trattiene uno di bomber. Si chiama Piemontese, a suo carico ci sono ben 8 giornate di squalifica adesso, eppure il Roccella era parecchio interessato. Dunque la classifica per ora com'è? Savoia 9, Messina 9, Jefferson 7 come la Nuova Cosenza, Sambiase 6 come l'Agropoli, Vibonese 5, Città di Messina 4, così come Norman, Ragusa, Procavanese, Licata, Montalto, Ribera e Nissa 2, Noto 1 terminano Acireale e Palazzolo con 0. Allora andiamo a vedere che prossimo turno intanto avranno queste formazioni, sarà la quarta giornata
per loro in casa intanto la Cireale, che ospiterà il Nissa, poi Agropoli Nuova Cosenza, Città di Messina Licata, in casa del Montalto appunto la Pro Cavese, il Normanno invece ospiterà il Sambiase, dunque una trasferta interessante per la formazione calabrese, un bel derby tra il Siracusano e il Ragusano, noto Ragusa. Poi Palazzolo Gelbison in provincia di Agrigento a Ribera ci sarà il Messina, e poi in casa della Vibonese, una vecchia conoscenza, il Savoia. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, per andare a vedere qual è la situazione da cui andremo a riprendere il nostro campionato massimo, campionato regionale, ribadiamolo, rifaremo in diretta con la terza giornata. Ah, intanto vediamo come ci siamo lasciati con la seconda. Abbiamo avuto una sconfitta, si può dire di misura, ma non dal punto di vista dei numeri, quella del Roccella a Bocale, perché probabilmente non ci si aspettava che il Roccella crollasse proprio lì. No, assolutamente. Perché comunque il Bocale viene quasi considerato ancora come una matricola, ma sappiamo bene di non esserlo. Però è anche vero che c'è stato comunque una nuova ristrutturazione, non solo societaria ma anche di rosa, per cui questa squadra si ritrova adesso con un'intelaiatura completamente nuova per il massimo campionato regionale. Ha fatto bene il copresidente Caruso a dire che l'arma di quest'anno per il Bocale saranno i calci piazzati con tre, passateci il termine, tiratori scelti, perché effettivamente uno di questi è Saviano, e Saviano è andato proprio in gol da calcio di punizione, quindi è finita 1-0. Il Brancaleone lo abbiamo lasciato con una sonora sconfitta, perché un 2-0 dal Catona, e ricorda un vecchio scontro di promozione girone B di qualche anno fa, è una sconfitta purtroppo che fa male. Poi ci aggiungiamo quella di Coppa di ieri. Siamo a due. E la situazione purtroppo non è che sia delle migliori. E Acri Siderno 1-0, anche qui un Siderno che ha iniziato giocando male, cercando un po' di raccattare gli schemi, ma non dal punto di vista naturalmente della coordinazione, quanto da quel punto di vista che fa male alla faccia, il fatto di aver dovuto effettivamente arrabattare un po' la situazione viste le assenze, squalificato anche il tecnico, quindi una situazione un pochino deficitaria in genere. Poi il Siderno durante i 90 minuti sembrava si stesse riprendendo, e alla fine è arrivato il KO, perché un gol a questo punto è bastato a spegnere l'animo dei biancazzurri. Il Castrovillari finalmente torna ad essere la squadra che perlomeno ci aspettiamo, soprattutto in mano a Nocera. Purtroppo per il San Lucido di Gigi Carnevale ancora una sconfitta. E paga lo scotto qui davvero, diceva lo stesso Carnevale, siamo pronti a pagare lo scotto della nuova categoria. Isola Capo Rizzuto Silana è finita con la vittoria della Silana, ma noi abbiamo già spiegato che effettivamente c'è stata la sottrazione di questi tre punti d'oro per la formazione di San Giovanni in Fiore. In casa Viola a Gioia Tauro, la nuova gioiese, ha battuto il Rende dopo un'altalena di gol, quindi un 2-0 iniziale, poi il pari 2-2 da parte di Gallo e compagni, e alla fine poi è salito in cattedra proprio il gruppo padrone di casa. Paolana Guardavalle 0-1, e questa è una vittoria importante per la formazione giallorossa, che sembra aver davvero preso e intrapreso il binario giusto in questo campionato. Poi Sersale Sovrato 2-0. Ecco, la formazione del Golfo di Squillace è una formazione forse davvero in difficoltà in questo momento, diciamo forse perché comunque ha tre punti a suo carico e perché comunque siamo ancora alle prime battute di campionato, però davanti ad un Sersale che forse non ci si aspettava così già quadrato, ci si domanda se effettivamente non sia una delle cosiddette matricole da cui guardarsi. Sappiamo che ogni anno c'è sempre la sorpresa. Credo che il Sersale sia una di quelle. Sia una di quelle per come si è strutturato o per questo mister giovane che ha saputo inculcare una mentalità per particolare? I giovani di solito vogliono farsi notare per le stagioni, per le prossime stagioni, quindi daranno cara la pelle. Ti voglio dire che la Silana già promettono battaglia nella prossima partita. Ho sentito qualcuno e già dice la prossima partita dovrà essere la nostra. Poi in ultimo ci sono stati anche dei colpi di mercato, peraltro proprio in questa settimana, colpi di mercato che intanto hanno reso ancora più interessante questo momento d'avvio del torneo, con Ilario Lamberti, proprio il nuovo portiere della Silana, classe 88, un ex udinese, e Bari per proprietà. Poi Crotone, Crottaglie e Sapri sono state diverse le sue esperienze. In casa Torretta sono arrivati Scarriglia, ex
ex Isola e Gelbison, Curatolo, un in classe 95 promettente, arriva dall'Audace Rossanese, poi Agostin dal Castrovillari, c'è ancora Berardi, Lambisani, insomma diversi nomi sono stati fatti in questa settimana, poi Pisano dalla Paolana alla Palmese e dunque un altro nome pesante che si aggiunge in questo caso al campionato di promozione. Li abbiamo messi insieme per non ritornare a parlare di mercato in corsa e invece ritorniamo a parlare di campionato per andare a vedere insieme ad Annalisa come sarà proprio il prossimo turno di Eccellenza. Allora, il Catone ospiterà il Guardavalle, mentre il Rocella se la dovrà vedere contro la Nuova Gioiese, Rende Castrovillari, San Lucido Brancaleone, Sersale Paolana, Siderno Isola Caporizzuta, Silana appunto Bocale e Soverato Acri. Quale partita potrebbe dare effettivamente la novità della, diciamo del nostro better, tra virgolette? Proviamo a fare un po' una schedina al volo di quale sorpresa ci potrebbe essere in questo caso. Guarda, come sorpresa io più che altro punto il Rocella Nuova Gioiese, che è da vedere come andrà a finire. Così come il Siderno contro l'Isola Caperuzzuta è un'incognita. Chi la spunterà tra le due? E il Soverato ha davvero la possibilità adesso di riscattarsi davanti ad una squadra, l'Acri, che conosce poco ma comunque viene da una categoria superiore, forse potrebbe anche essere in questo momento ancora non entrata nella mentalità di un campionato di categoria inferiore. Allora, come ci siamo lasciati invece in promozione girone A con Corigliano Amantea, finita 2-0, ha vinto il Torretta in casa contro il Cutro, il Fuscaldo ha perso in casa propria contro la Garibaldina, che poi in Coppa però è andata a perdere a Roccella, Praia Trebisacce 2-1, hanno fatto parità Presila e Real San Marco 1-1, la Promosport ha perso in casa propria davanti alla Matricola, Audace Rossanese, qui davvero un ottimo avvio per questa formazione che intanto ha già 6 punti in classifica insieme alla Garibaldina, poi Rocca Cremissa 4-0, Roggiano Scalea 1-0. Il Roggiano sappiamo avere un po' un sassolino dalla scarpa da doversi togliere, visto il campionato dello scorso anno, quel primato che gli è scivolato un po' dai piedi, e lo Scalea invece, deluso dal campionato di Eccellenza, sembra adesso stentare a trovare la via della continuità. Questo è un campionato difficile, questo è un campionato strano, però molti dicono il girone A un campionato di stile rispetto a quello B. Forse quello B è un pochettino più maschio? Più maschio addirittura, poi questi si potrebbero offendere. Però è vero, molti hanno parlato di qualche qualità tattica in più o forse messa in campo. Vabbè, ci sono giocatori nel girone A, ci sono giocatori che provengono da categorie superiori, alcuni anche dai professionisti. Mentre nel girone B, anche se ci sono, comunque sono più che altro ragazzi che provengono da categorie inferiori della prima. Che non hanno fatto grandi scalate, mi dici tu. Ecco, come ecco, invece esula da questo discorso, per esempio, per parlare sempre di ancora giovani, il portiere della Tauria Novese, ecco, lui effettivamente ha un recente grosso passato che potrebbe far salire le quotazioni di questo campionato di promozione girone B. Ma concludiamo con quello A, con la Rossanese che adesso è in testa con i suoi 6 punti insieme alla Garibaldina, segue il Real San Marco a 4, tutto il resto a 3 fino ad arrivare poi ad una coda. Da Fuscaldo, Presila e Cremissa, solo la Promosport a 0 punti, eppure la Promosport era partita l'anno scorso come la squadra diciamo della la squadra novità del comprensorio, del suo comprensorio, quello Lamettino. Questa Promosport che non ha fatto diciamo grandi cose in sede di calcio mercato, vediamo cosa faranno in seguito, aspettiamo. Certo, il campionato è ancora lungo, allora noi cerchiamo di stabilire adesso il prossimo turno invece di questo campionato di promozione.